insomma, ci sembra, Francesco Sisci, di aver capito che di fatto il problema, è da una parte la ricerca della giustizia e forse l'adesione a un sistema, dall'altra invece, da parte di questi manifestanti, insomma, ricordare che i diritti devono rimanere tali, devono essere inviolabili, magari ricordare anche la storia di ex colonia britannica. Credo che il problema forse sia questo, sia un problema di fiducia, come diceva lei, come diceva Pio De Emilia, cioè la dimostrazione di domenica di oltre 1 milione di persone dimostra che in pratica la gran maggioranza di Hong Kong non si fida di come la Cina potrebbe usare questo emendamento. E ugualmente sembra, a seconda delle opinioni dei giornali internazionali, non si fida nemmeno l'opinione pubblica internazionale, che già è avvelenata per le questioni commerciali tra Cina e America. Quindi c'è un problema profondo di fiducia della Cina con Hong Kong, con l'America e direi con una gran parte del mondo. Questo problema di fondo che dovrebbe, secondo me, essere risolto. Al momento, nel breve periodo, è possibile, come accennava anche Pio, che la questione sia rinviata, è già stata rinviata la discussione di questo emendamento al 20, potrebbe essere rinviato ulteriormente perché noi sappiamo che il vertice di Osaka è il 28, quindi è possibile che la Cina non voglia di nuovo infiammare le cose prima del 28, quindi la Cina potrebbe tentare e dovrebbe tentare di sedare gli animi. Naturalmente però ormai si è messo in moto una tale forza di protesta che credo non vorrà aspettare che Pechino calmi Anche le acque. perché le rivediamo Marco Ciriello, Valerio Riglietti, le rivediamo quelle immagini che arrivano, da Hong Kong, quelle immagini che poco fa avevamo detto, Milo, ci ricordano un po' quei ragazzi con i cartelloni, ci ricordano un po' Tiananmen. Adesso facciamo un paragone storico, Certo. sicuramente un doppio carpiato mortale, però ecco ragazzi giovanissimi con i cartelli come quelli che abbiamo visto per l'appunto nella piazza cinese e insomma probabilmente Però io credo che sia diverso, innanzitutto beh, perché ma il anche, momento storico è no, sicuramente diverso. sì, e anche perché oggi le persone che a Pechino sono a potere non fosse altro che per questioni biografiche, erano a Tiananmen 30 anni fa, quindi sanno dal vivo, di persona, quali sono i meccanismi che fanno degenerare una protesta e quindi è probabile che sappiano anche come cercare di farla calmare. Il problema è che oggi il pallino non è più in mano al governo, è in mano ai dimostranti. I dimostranti potrebbero prendere queste tecniche dilatorie del governo di Hong Kong o come una loro vittoria o come un confine ulteriore che bisogna spingere, che bisogna cercare di portare avanti. Quindi adesso bisognerà vedere, secondo me, nei prossimi giorni cosa faranno i dimostranti? Perché è chiaro che Pechino vuole far calmare le cose. Un'altra differenza potrebbe essere il fatto, parlavamo con Costantino Giuliano Zulin, il fatto che Tiananmen non ha portato, no, un cambio di diritti a quella svolta che era chiesta dai studenti. Questa volta invece Secondo me queste proteste. sì, perché è molto diverso, come accennava la collega. Tiananmen allora c'era una situazione internazionale molto delicata. In realtà l'America era l'alleato, ricordiamo che era prima del muro di Berlino, era l'alleato della Cina che usava in qualche modo la Cina come contrappeso dell'URSS. E quindi alla fine delle proteste l'America stessa sostenne, Deng Xiaoping sostenne la Status quo. repressione, lo status quo. Oggi non c'è questo interesse. Oggi, Anzi. anzi, e quindi non solo, Hong Kong è paradossalmente più delicata della stessa Pechino, perché Hong Kong basta la sfiducia internazionale per farla crollare come piazza internazionale di affari. Oggi la borsa di Hong Kong è caduta. Se questa situazione non viene risolta in maniera chiara a un certo punto dal governo di Pechino,
gli stessi stranieri, le stesse aziende internazionali potrebbero dire non ci fidiamo di Hong non Kong. Non è più così sicuro stare qua e allora... E allora spostiamo le nostre transazioni altrove. Beh. Allora spostare le transazioni altrove significa dare un'enorme ferita non solo a Hong Kong ma alla Cina, che non è una ferita mortale, ma no. È una cosa molto più delicata. Mentre Pechino era in qualche modo era una scommessa tutto o niente, quindi o riesco ad avere la democrazia o niente. Questo può essere l'inizio di un processo, o della Cina che accoglie lo spirito di queste proteste e dice va bene, adesso cominciamo con delle riforme, cominciamo con accogliere delle situazioni che noi pensiamo... È fatta politica quella dei diritti in questo senso accolti in Cina, oppure si sta effettivamente muovendo qualcosa? Abbiamo visto che poi quando pensano sull'acceleratore, come è stato per l'ambiente, poi marciano molto spediti. È molto molto difficile dire sì no adesso, perché siamo in un momento di enorme tensione, di enorme nervosismo. Nessuno si aspettava queste proteste domenica, nessuno si aspettava queste proteste e questa violenza mercoledì, e nessuno si aspettava ancora questa reazione internazionale furibonda. Oggi la stampa internazionale, molte della stampa anglosassone, dice noi dobbiamo comportarci diversamente da come facemmo per Tiananmen, noi dobbiamo sostenere gli studenti e non tradirli come facemmo 30 anni fa. Queste sono questioni naturalmente che rendono anche più difficile l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, che mettono l'accordo commerciale con gli Stati Uniti sotto un'altra luce. E quindi è anche vero che siamo abituati, la realpolitik ci riporta sempre con i piedi per terra, cioè, noi parliamo tanto di diritti, poi insomma gli affari si fanno un po' con tutti. Sì, sì, sì. Detto questo, è proprio perché gli affari oggi sono critici che queste dimostrazioni vanno sotto un'altra luce. Cioè, se noi avessimo avuto una situazione sciolta, di calma, naturalmente sarebbe stato un fatto grave come nel 2014, ma non così grave. Oggi è più delicata, però per essere positivi, proprio perché è così delicata, questo potrebbe essere il momento in cui la Cina comincia a ripensare tante cose. Questo potrebbe, per essere ottimisti, insomma, la momento di questa situazione è un po' delicata a livello economico, ma questo è dovuto all'intelligenza di questa piazza o all'intelligenza di qualcun altro che l'ha insolfata, come direbbero i napoletani? Certamente è stata insolfata, perché altrimenti non porti un milione di persone in piazza. Mm-hmm. Detto questo, io non credo semplicemente alla teoria degli insolfamenti, perché se non c'è una storia vera, se non c'è un sentimento vero, tante persone non vanno in piazza, non prendono ordini, e c'è un problema concreto lì. Volevo sentire se Pio voleva aggiungere qualcosa, volesse aggiungere. Pio? Sì, sì, appunto proprio su questo volevo aggiungere qualcosa, perché ci sono dei dati sui quali bisogna ragionare. Anche nel 2014 si parlava di ingerenze, di, come